Buonasera a tutti. Come ha accennato l'assessore, noi abbiamo approcciato questa progettazione a seguito appunto di un'aggiudicazione per un'offerta economicamente più vantaggiosa, laddove ci siamo cimentati anche con una proposta già in fase di gara. Fin dalle prime fasi di questa attività di progettazione abbiamo interloquito con l'amministrazione cercando di recepire al massimo tutti i dati di input che potessero essere utili, un quadro conoscitivo che ci permettesse di calarci nella realtà della piazza di Bastia. Questo è stato abbastanza utile. Abbiamo capito la forte, come dire, attinenza della piazza col suo ambito urbano, no? E mi sentirete parlare più volte di ambito, perché in realtà noi quell'oggetto che noi chiamiamo piazza, in realtà è un oggetto composto, che è composto di varie componenti, già storicamente. E quindi abbiamo cercato di interpretarlo a livello di tessuto urbano, ma anche a livello di tessuto commerciale, a livello di servizi, con tutte le attività che vi ci si svolgono intorno. Quello che appare chiaro oggi, che abbiamo di fronte agli occhi, è apparso chiaro a noi, ma appare chiaro a chiunque, che questo ambito urbano attualmente, insomma non solo attualmente, negli ultimi anni ha avuto una connotazione non qualificante, no? Abbiamo una serie di immobili che non ha una destinazione vivace, tra virgolette, che manca di luoghi di aggregazione, è parzialmente, ma neanche tanto parzialmente, un parcheggio. Nel cuore della città, e quindi chiaramente la riqualificazione degli ambiti urbani si porta dietro non solo il bello, non solo l'estetica, non solo anche le funzioni, ma anche valori economici de delle attività immobiliari che ci stanno intorno. Quindi la riqualificazione passa attraverso questa presa di coscienza. Oggi abbiamo una situazione che non dipende dal fatto esclusivamente legato alla qualità o alla durabilità della pavimentazione che c'è presente, ma è proprio un fatto che quell'ambiente lì oggi è abbastanza di basso profilo rispetto a quello che meriterebbe di avere questa città. Per cui per partire con le attività di progetto abbiamo fatto una ricerca per capire co com'era Bastia, com'era la vita delle città prima che sorgessero i centri commerciali, tra virgolette, insomma, prima che gli eventi sociali che hanno caratterizzato questi ultimi 30 anni portassero lo spopolamento non solo di Bastia, ma anche di molti altri centri dell'Umbria. E quindi abbiamo trovato questa frase che ci convince molto, no? Dove ci ritroviamo abbastanza. Il paesaggio visivo con i suoi manufatti ereditati dal passato, mura, porte, chiese, strumenti, monumenti e fontane. Questi sono degli oggetti che appartengono alla nostra infanzia, appartengono alla storia dell'urbanistica e dei centri storici del nostro paese intero. Sono a forma stessa della nostra convivenza civile e della nostra identità individuale e collettiva. Abbiamo cercato di sviluppare, diciamo, il progetto secondo questa convinzione. Vediamo com'era. Abbiamo raccolto delle fotografie che sono di dominio pubblico, che queste fotografie ci hanno dato degli spunti. Piazza quale luogo di aggregazione? Quindi è uno spazio dove la gente ci va comunque, ci dovrebbe andare comunque, una volta ci andava comunque, anche solo nella speranza di incontrare qualcuno, anche se non necessariamente doveva fare una commissione in quel negozio, in quel servizio. Era un luogo di aggregazione, era un luogo dove si scambiavano, nasceva con poche frasi un discorso lunghissimo. E questa è la prima considerazione che abbiamo fatto.
Osservando la pianta di Bastia, questa è una pianta storica ma è leggibile anche al momento, l'elemento caratterizzante di questa croce, no? che richiama molto i cardi edecumani, l'impianto romano, l'insula romana, ci fa individuare queste quattro porte. Sono le quattro porte che sono ai quattro punti cardinali della città, che c'erano. È vero che nascono come elemento di difesa, è vero che nascono come elemento che completa la cinta muraria. In realtà però erano anche un simbolo, un varco. Quando io varco quella porta sono in un altro ambiente, sono in un altro ambito. Gli elementi, non moltissimi, francamente, questo è noto, storici o perlomeno architettonicamente caratterizzanti della piazza, sono pochi, non sono tanti. E quindi è il caso di sottolinearli, è il caso di valorizzarli, è il caso di farli uscire, no? da alcune prospettiche che invece sono meno pregiate di questa piazza. E quindi il sagrato, lo spazio davanti alla chiesa, resta uno degli elementi fondamentali che vale non solo nelle cerimonie, ma vale anche nelle altre fasce orarie della giornata. La presenza di aree verdi private, come vedete, diciamo, anticamente, come sapevate già sicuramente essendo cittadini di Bastia, c'erano delle aree verdi. Il verde era un verde privato qui, non era un verde pubblico, no? Però era un elemento abbastanza caratterizzante di tutti i centri storici, laddove era privato, laddove era pubblico. Questo ambito qui, non essendo proprio una piazza, mai pensata come una piazza fin dall'origine, era più uno stradone, no? Quindi il verde pubblico è stato penalizzato a quell'epoca. Però comunque c'era questa presenza di verde privato. Le porte della cinta fortificata oggi non ci sono più, ma c'erano. E questo è un problema che ha, non problema, è un evento che ha subito Bastia, ma l'hanno subito altre città, anche molto più storiche. Voi pensate solo a Città della Pieve, che oggi sta sulle televisioni, sta sulle serie televisive, sta dappertutto. Aveva una porta come Bastia che fu demolita, medievale, nel dopoguerra, perché non entrava l'autobus. Quindi queste erano un po' le dinamiche dell'edilizia di quel periodo. Questo è un simbolo che ci ricorda che lì c'era una porta bettonese. La stessa cosa vale per Porta Romana. Alla fine di Via Roma c'era una porta, e quindi c'era un evento, c'era un cambiamento prospettico di chi percorreva la strada per entrare in città. Quindi la città era un altro ambiente rispetto alla campagna, perché oggi noi vediamo tutti quanti le strade e l'urbanizzazione che si è espansa, ma fuori della porta una volta non c'era niente, c'era la campagna, no? Quindi era molto simbolico questo passaggio. Portella si è salvata e ce l'abbiamo anche oggi. Porta Sant'Angelo pure si è salvata, però vedete com'è cambiata il fossato, e quindi si è salvata, però non appartiene più alla viabilità principale, perché oggi sapete che la viabilità principale di via, che oggi è via Garibaldi, non si esce più da lì. Via Garibaldi era chiusa in fondo, quindi è stato demolito il fabbricato, e quindi oggi si esce da via Garibaldi, che rappresenta una parallela di questa viabilità. E l'acqua, la presenza dell'acqua nelle nostre città, purtroppo qui nella foto storica si vede poco, però in basso a sinistra c'è una discesina e in fondo c'erano le tre cannelle. Questi sono degli aspetti che caratterizzano la vita di un ambito urbano, che è diversa da quello
degli ambiti agresti, sempre riferita al periodo di riferimento. A questo punto noi abbiamo colto questi elementi, abbiamo individuato questi elementi e abbiamo cercato di dargli un taglio progettuale. In questo caso noi lo stiamo inquadrando come una rigenerazione di un ambito storicizzato. L'ambito è storicizzato anche se non è storico nel senso stretto della parola, come medievale. È un ambito consolidato, è un ambito che ha la sua identità, ha conservato molti angoli di pregio che vanno comunque valorizzati. Poi abbiamo svolto le nostre azioni di progetto sulla valorizzazione della memoria storica, quelle cose che abbiamo visto prima, abbiamo cercato di riportarle in qualche modo sulla piazza. Piazza che, tra parentesi, ricordo precedentemente non era pavimentata, quindi era una strada bianca sostanzialmente. E con quali mezzi abbiamo sviluppato? Abbiamo cercato di puntare tutto sulla qualità materica e cromatica, perché il colore e la materia sono le cose che a livello percettivo riescono a far fare quel passaggio che dicevo prima, entrando in un ambito storico, entrando da una porta si cambia completamente ambiente, ci vuole un elemento che unisce questa percezione. E questi sono i materiali e i colori. A questo punto, su queste due parole, esclusività d'ambito, abbiamo fatto questo tipo di ragionamento. Se noi vogliamo creare un ambito esclusivo, non possiamo pensare a piazze che conosciamo, dei paesi limitrofi, anche umbre, ma anche toscane, dove gli interventi, non dico di riqualificazione, perché anche lì si sono fatti degli interventi anche trasgressivi, no? Però sono stati quasi sempre conservativi, quindi andiamo a mettere la pietra in aria perché era quella che veniva utilizzata, o le pietre locali che sono quelle medievali, cioè era più conservativo. Bastia rappresenta l'occasione, perché non ha questa valenza strettamente medievale, non siamo in un borgo che dal punto di vista prospettico è riuscito negli anni a conservare, abbiamo degli edifici fatti nel dopoguerra, no? Che in qualche modo ci modificano la prospettiva, e quindi abbiamo pensato di ricreare qualcosa di esclusivo, qualcosa di diverso rispetto agli altri ambiti. Comunque questo è uno spazio dei cittadini, dove l'aggregazione oggi più di allora, perché allora sulle foto antiche che abbiamo visto l'aggregazione era spontanea. Nel senso, uno usciva di casa, non aveva il telefonino con cui prendere appuntamenti, andava in piazza e vedeva chi c'era, no? Sostanzialmente. Invece, stimolare l'aggregazione significa creare delle opportunità che poi non si fermano a quelle che noi abbiamo progettato, potranno essere sviluppate nel futuro, potranno vedere anche un partenariato pubblico-privato. Come fanno nei centri commerciali, dove vogliono attrarre le persone, poi anche qui si possono creare delle opportunità di aggregazione creando dei luoghi specifici, con funzioni specifiche che vedremo. Scusate, vado più veloce. Ecco, quindi per quanto riguarda le superfici, gli interventi specifici, abbiamo pensato una serie di diciamo installazioni che sono, le puoi aprire tutte e due, che sono delle installazioni dove la gente si può fermare, noi le chiamiamo isole funzionali. Sono delle sedute, che non sono solo delle sedute, sono coperte, sono attrezzate con linee elettriche per alimentazione dei device, quindi si può ricaricare un telefonino, un tablet, ci si può
ha una illuminazione dedicata, quindi sono delle isole funzionali che hanno l'illuminazione dedicata, quindi non, al di là dell'illuminazione quella classica pubblica, possono essere utilizzati per leggere un libro, per mangiare e possono essere anche utilizzati come dehors delle attività commerciali ristorative. Ah, torna indietro, scusa, mi sono dimenticato di dire una cosa. Un'altra è a sinistra e anche a destra, vedete, ci sono degli spazi dove abbiamo creato nei giochi di pavimentazione anche dei giochi che si facevano una volta sulle strade, quindi la campana e giochi similari, semplicemente giocando sui colori della pavimentazione. E qui andiamo a recuperare quei simboli storici. Quindi abbiamo pensato in maniera oggettivamente piuttosto trasgressiva di riproporre in chiave moderna dei portali che rappresentassero le due porte demolite. Abbiamo avuto un confronto anche con la soprintendenza, mentre a Città della Pieve ci avevano detto, non dico di no, però insomma ci avevano sconsigliato di andare avanti, su Bastia con notevole soddisfazione invece è piaciuta in sovrintendenza. Non c'è un'approvazione reale nel senso materica, però c'è un incontro, un confronto tra tecnici su questo tema. La porta ci garantisce questa quinta, come una quinta per entrare dentro al centro storico. La pavimentazione ne esce e va a richiamare la parte esterna. Ah, ecco, e lì vedete una riproposizione di tre fontane, sono tre getti che nascono dal vuoto, dal nulla, pavimentazione liscia, quindi quando sono spenti possono essere calpestabili, che però mandano un getto che costituisce appunto un richiamo delle tre cannelle che accennavo precedentemente. Quindi la scelta è andata, ecco qui vedete una vista notturna, quindi la riproposizione della porta medievale ha anche una illuminazione LED notturna, e qui vedete la matrice, che è una matrice bicolore che ha una forma geometrica di listello tipo parquet, quindi l'esclusività della pavimentazione sta anche in questo, e quindi è una particolare conformazione che scalda l'ambiente, che lo fa sentire quasi casalingo. E poi delle sedute che possono essere distribuite come nei luoghi di maggiore frequentazione. Se si può limitare il brusio in sala, grazie. Qui vedete altre viste, quindi questa è il davanti della chiesa, e con un cambio di pavimentazione a conformare il sagrato. Queste sono delle viste di queste sedute che hanno una copertura verde, il materiale è acciaio e deck in legno, e poi questo corridoio che vedete sulla destra è la parte più stretta di tutto lo spazio della piazza, che assume una configurazione di quasi un corso, una camminata che è anche ombreggiata e collega la piazza Cavour con la piazza Mattini. In planimetria l'intervento assume questa veste, quindi da qui si può capire bene la conformazione della piazza, dove c'è una parte più larga davanti alla chiesa con il sagrato, le sedute e l'integrazione con la nuova superficie fatta per il municipio dopo i lavori. Questi sono dei fotoinserimenti dove questo che ho rappresentato prima si concretizza con questi prospetti, che li scorriamo rapidamente. Ecco, questo qui, se torno indietro un attimo, questo qui ha uno scopo, quello di collegare il parcheggio
che avrà pure degli sviluppi dal punto di vista infrastrutturale nelle previsioni dell'amministrazione, comunque collega il parcheggio, nel senso che le automobili, il percorso pedonale tra parcheggio del mercato e il centro è veramente breve. Questa è via Roma, con la porta romana. E questa è un'altra vista della parte più stretta che chiamiamo corso, dove c'è queste superfici ombreggiate e delle sedute davanti ai negozi. Questa è una vista notturna, in realtà su questo ancora abbiamo da decidere una cosa, ve le rappresento tutte e due. Questa è la prima, scusa, torno indietro, è l'illuminazione simile a quella che c'è oggi, quindi con dei corpi illuminanti sulle pareti dei fabbricati. Mentre la seconda prevede delle tesate che erano molto frequenti una volta, però queste potrebbero funzionare come ulteriore elemento d'arredo. Anche durante il palio possono contenere gli stendardi che vengono appesi alle tesature. Questa è un'altra vista similare. Questa uguale. E questa qui è, diciamo, l'ultima slide con il layout prospettico. Quindi dalle bande colorate sotto si vede davanti la chiesa del Sagrato, prima ancora l'isola funzionale, poi su via Roma la porta romana, via Cavour, porta Bettonese, e le aree gioco e il corso che diventa la passeggiata. Grazie dell'attenzione.